Oggi argomento leggero, ricreativo, parliamo sempre di cose serie, di concave, di misure, di track, di ruote, durezze. Oggi parliamo degli skateboard più costosi del mondo. La classifica degli skateboard più inutilmente costosi del mondo. Come avrai immaginato, chi c'è tra gli skateboard più costosi? Supreme. Poi magari un giorno, se volete, vi racconto la storia che c'è dietro Supreme. Perché ha una storia molto particolare questo brand. Tra i più costosi skateboard al mondo, Supreme Mundi. Praticamente inskateabile, logo Supreme, ma non è Supreme, non è prodotto da Supreme, bensì da un artista inglese che si chiama Adrian Wilson. E veniamo al pezzo forte degli skateboard da collezionista, la collezione integrale di tutte le 248 tavole prodotte da Supreme dalla nascita del marchio fino ad oggi. Questa collezione singolare era di proprietà di un noto collezionista americano che si chiama Ryan Fuller, che l'ha appena venduta all'asta per un valore di 1.200.000 dollari, cioè circa 4.700 dollari a tavola. Il suo valore attuale, dicono, sia intorno ai 2 milioni di dollari. Ma questa è roba da collezionismo. Adesso invece vediamo le 5 tavole più costose al mondo, ma quelle tavole che puoi comprarti realmente. Cliccare sul sito del produttore, mettere i dati della tua bella carta e vederti arrivare a casa una tavola da migliaia di euro, di dollari, di soldi. Posizione numero 5 per lo skateboard di Versace. Per 590 euro puoi portarti a casa uno skateboard completo, tutto bello griffato Versace, bianco, anche il grip sopra tutto brandizzato Versace. Una finezza incredibile per solo 590 euro. Regalato, infatti è il numero 5. Al quarto posto il Saint Laurent con il suo skateboard da 690 euro. Ruote nere con il logo Saint Laurent, i track neri che non hanno nemmeno il logo e non sono nemmeno di marca, vabbè. Cuscinetti, tutto nero. Se invece sei un vero ganzo, Saint Laurent per te ha un altro skateboard. E al posto numero 3 abbiamo lo skateboard placcato oro di Saint Laurent. È placcata, quindi l'anima è in legno normale, però sopra è completamente placcata oro per solo 2.500 euro. Attenzione però, perché con 2.500 euro hai solo il deck, chiaramente tutto placcato in oro ci mancherebbe, quindi se vuoi skatearlo devi aggiungere il pack con tutti i componenti, con le ruote, i track, i cuscinetti e tutto quanto, che costa solo 295 euro. E così in totale andiamo a 2.795 euro. Euro di skateboard, tutto bello dorato. Al secondo posto Epner Technologies, che è una ditta che produce pezzi per l'industria aerospaziale. Un bel giorno il figlio del titolare di questa azienda americana ha avuto un'illuminazione folgorante, si è svegliato ed è andato dal suo papà e ha detto: papà, ho avuto un'idea, con questa sbanchiamo. Uno skate completamente placcato oro. E così hanno sfornato questa meraviglia, e tutto sto popò di skateboard placcato oro te lo puoi portare a casa per solo 15.000 dollari, quindi poco più di 12.000 euro. Al primo posto, sul gradino più alto del podio, non poteva che esserci Supreme e Louis Vuitton. Con la loro collaborazione fanno questo fantastico skate box con dentro una tavola completamente griffata Supreme e Louis Vuitton, con il grip sopra griffato Louis Vuitton e Supreme. I track independent brandizzati Supreme, ogni singolo componente impacchettato dentro la sua sacchettina con questa valigetta fantastica, e ti arriva a casa con anche una linguettina in pelle con riportate le tue iniziali, pensa un po', per solo 59.000 dollari, pari circa a 48.000 euro. E con i suoi 48.000 euro di skateboard, lo skatebox di Supreme vince il premio come skateboard più costoso tra quelli acquistabili. Anche per questo video è tutto, non dico che spero che ti sia utile, ma sotto il video come sempre trovi tutti i link dei prodotti di cui ho parlato, ma trovi anche il link al nostro shop con un po' di skateboard che puoi realmente comprare a cifre umane e divertirti e utilizzarli per skateare. Anche per oggi abbiamo finito, fammi sapere cosa ne pensi qua sotto, scrivimi nei commenti, oppure scrivimi se conosci altre tavole più costose o comunque molto costose sempre nel mondo dello skate, così magari facciamo un'altra versione aggiornata nei prossimi tempi. Io adesso con la mia bella carta oro scaduta vado sul sito di Supreme e faccio un casino. Via!
cliente.